Un saluto a tutti, amici, bentrovati. Dunque, voi sapete che il mio canale non è dedicato solo all'elettronica, ma io quando trovo delle cose che possono essere utili, le condivido con voi. Quindi questa volta ho deciso di fare un video su le proprietà benefiche dell'alloro, quindi pianta che tutti abbiamo, oppure possiamo reperire facilmente. Addirittura ci sono persone che ci hanno fatto delle siepi. Quindi questa pianta ha tantissime proprietà benefiche che noi non conosciamo e nemmeno io le conoscevo, anche se giro sempre per documentarmi e va bene. Poi ho visto che effettivamente le idee collimano con altri siti, con altre pubblicazioni, anche americane e così via. Così mi sono deciso, perché ero indeciso, a fare questo video. Quindi questo è un video che è perfettamente attendibile. E quindi dopo la sigla, cominceremo a parlarne di questi benefici che, questa pianta ci dona in pratica. Dunque, con i primi freddi è sempre così, non c'è niente di meglio di una tazza di acqua calda e alloro, perché nelle giornate stressanti e fatichi anche a rilassarti, poi ci mettiamo i dolori mestruali, mal di pancia, mal di stomaco e una tazza di tisana di alloro, in poco tempo passa tutto. Con il freddo però aumentano anche i dolori reumatici per chi ne soffre e quelli muscolari. In questo caso non c'è niente di meglio di un infuso di alloro da applicare sulle parti. Provare per credere chiaramente, perché gli scettici ci sono. Naturalmente, in effetti si tratta di rimedi antichi e naturali. Davvero in pochi lo conoscono e conoscono le straordinarie proprietà dell'alloro e i rimedi naturali che se ne possono ricavare. Quindi ci dobbiamo credere, e se no è inutile, insomma. Ecco, io qui ho messo delle figure per chi non conoscesse la pianta. Ecco qui. Eccola qui addirittura è una siepe, questa è altra, vista da un'altra prospettiva, e quindi questo è l'alloro. Dunque, adesso vediamo cosa contiene. Contiene le vitamine A, B e C, quindi sali minerali, potassio, rame, calcio, manganese, ferro, selenio, zinco, magnesio, acido follico e acido laurico. Nello specifico, i rimedi naturali di alloro sono utili per rafforzare il sistema immunitario grazie alla vitamina C, protegge la vista grazie alla vitamina A, aiuta a mantenere stabile la pressione sanguigna grazie al potassio, regolarizza il ciclo, è in grado di riequilibrare il sistema nervoso e stabilizzare il metabolismo grazie alla vitamina B e stimola anche l'appetito, favorisce la digestione e la diuresi, favorisce inoltre un buon funzionamento dell'apparato gastroenterico, per evitare coliche, bruciori, aerofagia. Inoltre favorisce l'espettorazione e la sudorazione negli stati febbrili. Oltre, come citato inizialmente, gli estratti di alloro hanno proprietà antisettiche, antinfiammatorie, in particolar modo contro dolori reumatici, muscolari e artritici, eccetera. Grazie alla vitamina C e anche un anticancerogeno. Dunque, adesso passiamo alle ricette, tutte le cose che contiene questo meraviglioso prodotto. Adesso vediamo come fare le ricette.
cioè come preparare gli infusi di alloro. Si possono preparare due tipologie di infusi di alloro: uno da applicare sulla pelle, adatto per reumatismi, alleviare dolori muscolari, e l'altro da bere, come abbiamo detto fino adesso, in effetti. Allora, vediamo un attimo infusi da applicare per reumatismi e dolori muscolari. Di seguito verrà spiegato come preparare un infuso di alloro efficace per alleviare i reumatismi, rigenerare muscoli e tendini, ridurre i dolori muscolari e articolari. Abbiamo bisogno di 30 g di foglie di alloro fresco, 300 mg di alcol al 60%, spezzettare le foglie di alloro e metterle in un barattolo di vetro. Bisogna aggiungere poi l'alcol, chiudere ermeticamente, conservare in un luogo caldo per circa 10 giorni, poi filtrarlo e conservarlo in un barattolo di vetro. Dunque, usa questo infuso per massaggiare le zone colpite dal dolore. Non applicare questo trattamento più di un mese. Un altro infuso da applicare più elaborato ed estratto allo stesso scopo può essere realizzato con le bacche dell'alloro e olio, ossia l'oleolito viene chiamato. Dopo vi metterò una fotografia qui dove vedremo come sono fatte le bacche. Allora, 40 g di bacche, 300 ml di olio di oliva o olio vegetale. Mettere a seccare le bacche, quindi pestarle in un mortaio oppure utilizzarle fresche. Mettere le bacche in un contenitore di vetro ed aggiungere olio. Per un mese deve stare vicino ad una fonte di calore, quindi lo si ripone in un luogo fresco e ombroso e si filtra la quantità che serve al momento. L'eolito, questo composto, appunto, può essere usato contro le dermatiti, contro i dolori reumatici o muscolari o sulle tempie contro il mal di testa, o per massaggi distensivi. È inoltre ottimo per la salute dei capelli, e questo è per uso esterno, quindi non va assolutamente ingerito. Quindi è chiaro questo concetto, eh? Una volta fatto lo mettiamo in un luogo fresco, lo lasciamo lì, poi al momento, quando occorre, lo filtriamo. Amici, se vi piace questo video, mettetemi un mi piace, iscrivetevi, condividetelo, io vi ringrazio. Siamo arrivati quasi alla fine. Io ho messo una foto qui, questa è l'alloro e queste sono le bacche. Quindi impariamo anche a riconoscerli, a riconoscerle. Bene, adesso facciamo un infuso, facciamo una ricetta, come si fa? Un infuso di alloro da bere. E allora dobbiamo prendere 3 foglie di alloro, un bricco d'acqua e mettere le foglie nell'acqua e portare a bollire. Quindi, dopo 5 minuti spegnere, coprire e lasciar riposare per una decina di minuti. Filtrare e bere. Potete anche aggiungere una punta di miele o un po' di zucchero, così. Questo infuso è ottimo per rilassare i nervi, curare i dolori mestruali dello stomaco e intestinali, nonché fa digerire ed evita il meteorismo. A questo punto, amici, il video si conclude. Io, come al solito, spero di aver fatto una cosa utile per tutti, perché di medicine se ne prendono già troppe. Ecco. Bene, io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video.